Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi signori continuiamo con il quarto episodio di questa miniserie della Retrocraft. Signori, siamo nella versione 1.10 e abbiamo fatto un bel salto nel passato, una miniserie perché come ribadisco dobbiamo fare tutto molto velocemente signori perché fra una settimana inizieremo la serie giusta su Minecraft in versione 1.20. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto e vi lancio una sfida signori. Se questo video dovesse arrivare a 10 like, io nell'episodio numero 6, quindi vi lascio un altro video per raggiungere questo obiettivo, nel video numero 6 di questa miniserie inizieremo il video costruendo una torre di 200 blocchi, signori, e mi lancerò da quella torre, signori, ammazzandomi e perdendo tutti i miei livelli di esperienza, che nella versione 1.10 i livelli di esperienza sono molto importanti, signori. Però vi lancio questa sfida. Se arriviamo a 10 like, cosa che non siamo riusciti a fare ancora nel primo e nel secondo episodio, non so il terzo, e mi lancerò da una torre di 200 blocchi che costruiremo a inizio video e mi lancerò da quella torre, signori. Sfida lanciata, io accetto sempre le mie sfide e le mantengo. Detto questo, signori, partiamo con il video di oggi. Cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi, signori, dobbiamo andare a cercare i minerali. Ovvero ci serve ferro, ci servono diamanti e ci serve soprattutto l'ossidiana, signori, perché per una serie veloce dobbiamo andare a costruire anche il nostro bellissimo portale. Allora, io già mi sono portato avanti con il cibo, quindi abbiamo fatto un bel po' di cibo, abbiamo anche del pane. Non abbiamo gli strumenti che ora andremo a fare insieme e faremo i vari strumenti di pietra, signori, perché è l'unica cosa che abbiamo in questo momento. Abbiamo anche tre pezzettini di ferro e tre diamanti, signori. Allora, intanto qui ho un attimino sistemato la casa, ho messo delle casse in cui abbiamo messo il cibo, i minerali, l'armatura che ci andremo a mettere, gli unici pezzi di armatura che abbiamo e che ci andremo a mettere per questa avventura, e questa è la cassa delle cianfrusaglie. Signori, allora, bando alle ciance, ciance alle bande, costruiamo un piccone anche di pietra. Così, perfetto, che questo ci servirà inizialmente per scavare. Poi abbiamo l'accetta e va bene. Facciamo anche una pala. Metti che dobbiamo liberarci un po' di sabbia e di terra in giro, lo facciamo pure. Con i lingotti di ferro andiamo a fare un secchiello, in modo tale che se troviamo la lava possiamo andare a creare l'ossidiana. E invece con i tre diamanti, signori, ci andiamo a fare il piccone in diamante, così se troviamo l'ossidiana possiamo recuperarla e portarcela a casa. Detto questo, io direi di metterci anche gli unici pezzi di armatura che abbiamo. E abbiamo solo questi, signori, quindi siamo un attimino un po' nella cacca. Direi di portarci anche questa rotten flesh, ovvero la carne marcia. Male che vada, dovessimo avere proprio necessità di cibo, riusciremo a quantomeno mangiare qualcosina così al volo. Prendiamo l'acqua, signori, e non perdiamo altro tempo. Partiamo subito con la prima caverna che ho visto in quella direzione di là. Quindi breve taglio, ci vediamo appena. Ah, no, no, fermi tutti! Stavo a fare una cagata terribile, signori. Dobbiamo vedere le coordinate, se no ci perdiamo di casa. Ok, signori, la prima caverna che andremo a esplorare è questa di qua. Partiamo precisamente da questa zona di qua. Io non voglio già subito morire male, quindi facciamoci i passettini con calma. Partiamo da qui, signori. Qui già vedo del bellissimo. Come cazzo? Ah, del bellissimo carbone, che questo ci serve, quindi raccogliamolo al volo perché il carbone, signori, ci serve. Ricordo a tutti la sfida, signori. Se questo video, episodio numero 4, raggiunge i 10 mi piace. Nel video numero 6 costruiamo una torre di 200 blocchi e ci sfracelliamo al suolo per una sfida, signori. Vi lancio questa sfida. Volete vedere perdere tutti quanti i miei livelli? Che in questo video, secondo me, con tutti i materiali che andremo a beccare, ne becchiamo dei livelli. Però vi lancio questa sfida, signori. Se l'accettate, vedrete come finirà. Trallallero, trallallà. Allora, di qui c'è comunque un'entrata. Me la metti una torcina, grazie. Qui si va verso acqua che non porta a niente. Va bene, torniamo indietro, torniamo indietro. Più che le costolette mi metti anche, facciamo così, mettimi anche i panini perché già abbiamo perso una cosciotta, è meglio consumare panini, 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 panini per tutti. Qua c'è dell'altro carbone, eh? Qua c'è dell'altro carbone, va bene, questo lo recupero al volo, lo recupero al volo off camera, signori. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Ok, avevo ragione a dire che sentivo dei rumori mostriciosi. Abbiamo trovato una caverna, il problema è che sentivo anche uno skeleton creeper. Bene, partiamo subito
A pallettoni, signori, partiamo subito a pallettoni, ok? Non abbiamo paura di nessuno, signori. Noi, tra l'altro, là c'è del ferro che ci serve come poche cose al mondo. Poche cose. Riesco a colpirvi di qua? Non penso proprio. Mannaggia. Se nascondono. Che cazzo l'ha fatto? Si è fatto esplodere praticamente. Ma è un pezzo di merda. Va bene. Bravo. No, 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 no,
affrontare un po' di lui arriva qua, bravo, sei proprio te volevo zio, proprio te volevo, così ci siamo liberati un attimino anche del discorso troppi mostri contemporaneamente. Ok, puoi venire più avanti zio, non ti preoccupare, non mi ammazza nessuno a parte io. Ce n'è uno pure alle spalle. Partiamo malissimo signori. No. Partiti proprio male. Abbiamo perso. Mamma mia, meno male doveva essere una serie veloce, rapida e indolore. Abbiamo perso tutto nel giro di 30 secondi. Va bene, andiamo a recuperare tutto, signori. Ok, signori, in maniera molto rapida. Vediamo di recuperare tutto. In maniera rapidissima. No, ma sono ovunque sti cazzo di mostri. Non mi chiedete dove sto andando perché non lo so. Ok, calma. Abbiamo recuperato un po' di cose. Non abbiamo recuperato tutto. Va bene. Non abbiamo recuperato tutto. Però abbiamo recuperato le cosciotte. Abbiamo perso il piccone. Ok. Quindi dobbiamo un attimino andare a recuperare anche il piccone. Calma, con calma riusciamo a fare tutto quanto, signori. Allora, intanto mettimi una torcina qui, grazie, gentilissimo. Allora, facciamo una cosa, scendiamo di uno. Io non so dove siamo arrivati praticamente con... Mangia ancora. Abbiamo perso i gambaletti, ma non è un problema. Di qua chi c'è? Nessuno che ce ne rompe le scatole. Allora, dobbiamo semplicemente riuscire a tornare indietro. Aia! Maledetto bastardo di uno scheletro. Ti ammazzo! Se magari prendo anche la spada sarebbe meglio. Noi che partiamo in caverna così, signori, senza la minima protezione, non è la migliore soluzione. Non è una delle migliori soluzioni, decisamente no. Allora, facciamo una cosa, con calma e sangue freddo. Riusciamo a fare tutto, signori. Con molta calma e con molto sangue freddo. In tutto questo siamo riusciti, là c'è un creeper. Occhio se sbuca, lo sapevo io, ma sei bastardo e prevedibile. Recuperiamo il ferro, signori. Io devo riuscire a recuperare anche tutto il mio armamentario che abbiamo lasciato indietro. Il problema è capire noi da dove stiamo arrivando. Ci siamo lanciati come se non ci fosse un domani. Senza né timore né paura. Ma da dove? Da qua forse. Può essere. Ci siamo lanciati da qua. Sì. Siamo lanciati da qua. Tu devi morire che mi serve questo spazio libero. Devi morire. No, pure il ragno no. Mannaggia. Ok. Maledetto. Muori, maledetto bastardo. E muori, porca di una paletta ambriaca. Ok, calma. Torcia e torniamo su. Ok. Ok, signori. Abbiamo recuperato la roba, signori. Missione compiuta. Maledetto. Allora, di là c'è un po' di delirio, va bene, ma ora verranno loro da me.
Vi sento e ti vedo, vi sento e ti vedo. Mannaggia. No, 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 due non ce li posso, no, due non li posso affrontare, signori. Ok, uno. Questo mi dà il tempo di mangiare, sì. Ok. Perché non vengono? Ok. Sono riusciti a trarli. L'importante è aver recuperato tutto, signori. Mamma mia, che partenza col botto. Zio, ehi, bello. Ok. Era timido, sì, non sapeva se venire a salutarci oppure no. Però l'abbiamo convinto il bastardo. Il bastardo l'abbiamo convinto, ok. Abbiamo messo in sicurezza la zona? Sì, abbiamo messo in sicurezza la zona. Abbiamo recuperato il piccone? Sì. Ok, siamo riusciti un attimino a recuperare tutto quanto il nostro armamentario. Ce l'abbiamo fatta. Allora, io direi di recuperare un altro po' di ferro, che tra l'altro vedo qui in maniera abbondante. Quello è un pipistrello, sì. Vedo qui in maniera abbondante. Noi siamo partiti così a pallettoni senza pensare minimamente ai possibili problemi che avremmo incontrato lungo la strada. Però noi siamo così, signori. Noi ci lanciamo nelle avventure senza paura e senza timore. Dai così. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Recuperiamo questo ferro. Secondo me già una bella armatura ci potrebbe venire, sapete? Una bella armatura già ci potrebbe venire. Ma noi ce la facciamo una bella armatura? No, perché noi siamo impavidi. Noi continuiamo ad andare avanti. E troviamo le vie chiuse. Noi continuiamo ad andare avanti, impavidi della paura, ma troviamo le strade chiuse, signori. Come se non ci fossero domani. Quanti blocchi di ferro abbiamo? 25. Ma i gambari li ho ritrovati? Sì, perfetto, ok. Potremmo farci un elmetto e stare più tranquilli, ma noi ce ne sbattiamo altamente, signori. Allora, noi prima ci siamo lanciati da qua. Recuperiamo questo ferro. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Recuperiamo questo ferro e torniamo da... E continuiamo a scendere. Continuiamo a scendere per dove ci eravamo lanciati prima, signori. Anche se qua ho visto una strada interessante. Ci porta da qualche parte questa strada? Una doppia via. Allora, qui non ci sta nulla. Qui non ci sta nulla. E di qui? Qui si scende. Scendiamo nelle profondità della terra, signori. Mi sa che non ci sta nulla. Niente da fare. Qui non ci sta niente. Recuperiamo questo ferro, questo carbone al volo. E ci pigliamo una piccola pausa, signori. Piccola pausa tecnico-tattica. In cui ora facciamo qui la nostra piccola base. Ci riorganizziamo un attimino. Facciamo una bella armatura, facciamo una bella spada di ferro e così, signori, siamo pronti per continuare questa avventura che continueremo domani, signori. Domani. Prima parte di esplorazione nella caverna è andata a buon fine. Siamo morti già la prima volta, però è andata a buon fine. Siamo sopravvissuti, ok. Ok, ho creato la crafting table, ma ha dato l'impresa, ma che rincoglionito. Va bene, signori, allora, io in questo preciso momento qui, dispersi dall'interno di una caverna, vi ringrazio per il like, vi ricordo della sfida lanciata a inizio video, vi ringrazio per i commenti, noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per continuare l'avventura, signori, meglio equipaggiati. Bella raga, ciao!